The Wall of Fame. Čestitam za vaš uspeh. Vašo knjigo so prevedli tudi v srbščino. Kakšen pomen ima to za vas? Vedno večji in stvar me vedno bolj preseneča, zaradi tega, ker jaz sem napisal to knjigo tako po navdihu nekega odvetnika iz Vidma, ki je rekel, napiši eno knjigo, jaz jo bom objavil. In tako sem v delovnih urah v Kopru, ko ne si bom kaj delati, sem vzal ven vse moje zvezke z beležkami, tekem, ki sem jih prenašal od leta 71 dalje, imam vse spravljeno in predalj. In sem listal to zadevo in sem se počasi spomnil teh anekdot in sem pisal po poglavjih. Recimo eno poglavje na dan, vse skupaj trajalo zelo kratko, ne, 3 mesece. In pa sem imel vsak pisal iz lastne želje, iz lastne volje, iz lastnega nagiba, iz lastnega gušta. In potem se ta knjiga ni objavila, zato ker med drugim ta človek, ki mi je sugeriral, Bogi je zmanjkal. Okay. In meni je ostala ta stvar na kompjuterju. In ko je moj mlad kolega v Kopru, Tomazo Manja, je, on je z Tržiča, seveda mlajši, torej ni poznal te prve jugoslovanske velike generacije, par se je komaj rojeval. In smo se pogovarjali in smo rekli, vej, jaz imam na kompjuterju, imam vsa ta poglavja te knjige, ki sem jo napisal, ki na meni jih ni objavil, ti jih pošljem, sem jih poslal po mailu in preber se in boš videl, kako je bilo. In ta je prebral in rekel, ma veš, da je zanimivo, mi bi lahko to knjigo zares objavili, znam, ma kako? Dobro, je rekel, ne, poznam jaz, zdaj v času interneta so vse te založbe, ki ti pošleš matrico, oni potem ti objavijo, ti se objaviš sam in oni ti to pošljajo. In on je to vse skupaj zrihtal in smo objavili to knjigo, smo napravili eno predstavitev v Sarancanu. Je bilo, smo rekli, dobro, 64 izvodov prodamo, smo kvit z stroški in prvi dan smo jih prodali 99. Torej in potem smo takoj šli v plus in ta knjiga potem se začela prodajati po internetu, ljudje so prišli v stik z njo, vsi tisti, ki so gledali TV Koper za časa bivše Jugoslavije, so se navdušili, kaj so oni gledali, kako so oni sledili ten tekmon, ki sem jih našel v 5 zvečer v soboto. In tako je knjiga imela velik uspeh. Mislim, še zdaj se prodaje, do zdaj sem prišel recimo na 4000 izvodov, kar se tiče paša parole, kot pravijo Italijani, to je že veliko število. In moj prijatelj, ki je novinar in ima stike v Srbiji, mi je predložil to mojo knjigo eni mladi založbi v Srbiji. Oni se navdušili, so prevedli, so zdaj natisnili, se prodajo v Srbiji ta knjiga. So šli v arhiv časopisa Borba in so dobili slike od tistega časa. Torej, moja ta knjiga v srbščini je tudi opremljena s slikami, torej je dosti lepša. Ima tudi predgovor, ki je napisal naš konzul tukaj v Trstu, veliki Kiča, Dragan Kičanović, ki se poznava in ki me je gledal, ko je igral v Pezaru, je gledal prenose in me je tam spoznal in recimo med navednicami prijatelja. In on je to napisal, ta predgovor, tako da je, ne vem, koliko izvodov bojo prodali v Srbiji, samo že dejstvo, da so jo objavili, za me je več ali manj čudež. Če pa pogledamo iz slovenskega vidika, to je, ja, seveda, mislim, da ste... Ne, slovenskega vidika pomeni, da v Sloveniji očitno ni zanimanja, pač pa v Srbiji, ja, zaradi tega to je nekje skoraj eno veselje za mene. Pač nemo profeta in patrija, ampak v Srbiji se prodaje. Med obiskom v Srbiji ste imeli priložnost si ogledati ali priti v stik z današnjo jugoslovansko košarko?
Kako je zelo posredno, zelo posredno. Situacija je pač, košarka se še vedno igra doli, je vedno izredno popularna, samo tudi oni se zdaj vključijo v modern svet. Se zaradi tega, jaz v Beogradu sem bil zadnjič leta 1989, ko je bila še Jugoslavija, torej sem bil po 30 letih, torej sem bil spet doli in se je tako vse skupaj spremenilo v dobro za moje pojme, ker sem bil resno dušen. Ker ko sem hodil jaz v Beograd za čas Kopra, to je bilo glavno mesto Jugoslavije in je bil skoraj kot je tu Rim. So te imeli tako za manj vrednega, te niso šteli. Razni servisi in postrežbe so bili balkanski. Zdaj pa so se zbudili, so moderni, mladi, so zelo delovni, so evropski. Mesto je zelo lepo in jaz razumem zdaj, zakaj 30 tisoč Slovencev hodijo v Beograd za novo leto, ker pač je tudi veliko spoštovanje med Srbi in Slovenci. In zdaj, ki so ločeni, se imajo veliko bolj radi, kot takrat, ko so bili skupaj. Kako je pripeljalo čas. Federico Buffa dice che Trieste è uno dei palcoscenici della pallacanestro che esiste sulla faccia della terra. Kako nam bi to obrazložil? Kako bi obrazložil to izjavo? Košarka se je igrala v Trstu še med obema vojnama, ker je bila popularna, kot je bila popularna v Sloveniji, v celi Furlaniji in Julijski krajini. In Trst je bil lepo središče za košarko že v letih 30. Potem Trst imel to velikansko srečo v nesreči, da takoj po vojni so prišli Amerikanci. In Amerikanci, vojaki ameriški, so igrali košarko, takrat je bila ponoma na drugem nivoju, tisto, kar se igrali v Evropi, to je ameriška košarka, bila 20-30 let naprej. In ti vsi ti mladi in odušenci v Trstu, ki so trenirali košarko, tukaj, da omenim še eno institucijo v Trstu, ki izhaja še z Marije Terezije, ki so razvedrilnice, rekreatori komunali, ki jih ni nikjer druge v Italiji, kjer se je igrala košarka na odprtem v popoldanskih urah, ko so bili tam fantje in rekreatori so bili res vališče vseh mogočih košarkarjev, ki so v Trstu kaj pomenili, ne samo, ampak s tem, ker so tam igrali sami med sabo, so se navdušili na košarko, so igrali instinktivno in so imeli vsak svoj stil, so poznali košarko do potankega, so vedeli točno, kaj se košarka zahteva. Ti mladi treneri, ki so bili tam, so trenirali košarko, so lahko gledali Amerikance, kako so oni trenirali in so se naučili ogromno. Tako da vsi treneri v Trstu, potem ko so Amerikanci šli prost, so bili neprimerno bolj tehnično podkovani, primeri z drugimi treneri v Italiji, zaradi tega tudi je Trst takrat proizvajal igralce prav na tekočem traku, ki so potem razpršili po celi Italiji. Trst takrat je gledal košarko in tržaška publika je gotovo v Italiji tista, ki se najbolj razume na košarko. Torej košarka je v bistvu nacionalni šport v Trstu in Buffa ima popolnoma prav. In dan danes, kako se obeta? Od danes vnaprej? Danes vnaprej se obeta. Nasplošno? Nasplošno, to velja točno za vse. Se obeta vedno slabše. Se vedno slabše. Nažalost, košarke gledam zelo malo, zdaj, ker prav me ne zanima več. Košarka je postala šport, ki v glavnem se trenira in ko je konc treninga, se potem fantje in dekleta tudi razpršijo vse okoli. Mi smo imeli imamo to fantastično igrišče na odprtem in samem središču občin v prosvetnem domu, ki svoj čas je bilo polno ljudi, ki je tam treniralo, metalo na koš, igralo tekmice, zdaj sameva že 10-15 let ljudje. Fantje niso navajeni več, da bi se družili, ker imajo vsi te peklenske aparatke, s katerimi govorijo med sabo, tudi, ker se en zraven drugega si pošiljajo
sporočilca, na mesto, da bi se pogovarjali. Torej, vse skupaj se je tako obtujilo, da košarka, ki je šport kreativnosti, veselja, volje, da ti nasprotnik premagaš, da ga tudi ponižaš, če je mogoče, da se zabavaš in da potem greš pit pivo in eden drugega potem se zafrkavajo zaradi tega, ker ja, jaz sem ti zavodil žogo med nogami, ja, ampak jaz sem ti dal koš izpod roke. To se je vse zgubilo in to je bila vedno sol košarke, ki se vedno bolj izgublja. In tisti moje generacije, ki so doživeli razcvet in prave košarke, so te moderni košarke ne znali, ampak pač časi se menjujejo. In kot vedno jaz pravim, ko mi reče, ja veš, srce, časi so se menjali, jaz odgovorim vedno absolutno enako, da se menjajo in bi bil skrajni čas, da se menijo spet znova. S tem se prav zelo strinjam. Zaradi tega, ker vidimo, da sadeži današnjega časa ne nas delijo, ne, zgubljamo vse tisto, kar je intrinseko, ne le ser umano, druženje, kot ste rekel, delitev stvari, se zna tudi na igrišču biti kot največji sovražnik, ma potem se spobotati, pivo skupaj in potem se imaš za norca drugih 20 minut in potem greš si večji prijatelj vprej. To je čudovito, ne? In ja. to se je zgubilo. Come costruire i giocatori di basket del futuro? Quali sono i criteri giusti per scegliere un giocatore? Ma io ho delle idee mie molto particolari. E parto da lontano raccontando un aneddoto quando una volta ero presente a una domanda che un giornalista italiano fece a un famoso allenatore spagnolo, Díaz Miguel, allenava la nazionale spagnola, e gli chiese un parere su un giocatore italiano, un centro che era molto quotato in Italia, gli chiese cosa ne pensasse lui. Lui lo guardò e si fece questo gesto, dice non tiene cabeza, non tiene corazón, y no tiene stimo, né? Tiene bolas. E questa è una cosa che io ho subito memorizzato e da quel momento in poi mi sono sempre comportato secondo questa via. Cioè, per me un giocatore deve avere questi tre doti. Se non le ha, può essere un talento fisico, istintivo, tecnico, quanto si vuole, che non sarà mai di nessun scopo, di nessun aiuto. Per cui i giocatori da selezionare, secondo me, già da bambini devono essere giocatori che hanno sia testa. Non si può giocare il basket se non si è intelligenti. E il mio slogan famoso è: il basket è uno sport logico per gente intelligente, se non lo sei lascia perdere. Per cui non concepisco un giocatore che non sia intelligente che possa giocare a basket, e questo lo si vede subito, i bambini svegli li si vede in due secondi. Devono avere cuore. Cuore vuol dire avere capacità di rapportarsi agli altri. Bisogna essere capaci di creare gruppo. Bisogna rendersi anche istintivamente conto che un gruppo è forte come una catena quanto è forte il suo anello debole. Cioè, se il giocatore mio più scarso della mia squadra, che devo far giocare per forza, riesco a farlo migliorare fino a farlo diventare un giocatore normale, la mia squadra avrà un vantaggio enorme. E questi bambini più intelligenti, più svegli, più dotati al punto di cuore, riescono a capirlo e provano, quando giocano, a coinvolgere nel gioco i loro compagni, più che tentare di fare canestro loro stessi, anche quelli bravi. E questa è un'altra dote che si vede subito, dopo 5 minuti che li fai giocare, vedi chi riesce a rapportarsi ai compagni. Quello che pensa di fare tutto da solo è un altro giocatore che tu prendi, e se vuole andare a giocare in un'altra squadra lo mandi subito.
E poi deve avere la terza dote, che è quella che deve avere in ogni sport, che nei momenti decisivi devi saper tirare fuori tutti gli attributi giusti e non crollare mai. Se magari sei sotto i 10 punti e uno della fine ci dai dentro con la testa perché pensi comunque di poter recuperare, uno che si arrende subito e un altro che non farà mai niente. Poi, una volta scelti i ragazzi secondo questi criteri, ovviamente poi decide chi ha più fisico, chi ha più capacità, chi ha più talento, ma i criteri secondo me devono essere valutati da prima, questi famosi tre criteri che io chiamo i criteri di Díaz-Miguel, e dopo su questi poi costruire. Complimenti. Mi piace, è innovativo, moderno e... È assolutamente, secondo me, inevitabile. E io dico sempre che alla mia veneranda età avrei ancora, come dire, un sogno, quello di poter mettere in piedi un settore giovanile, una grande squadra, con mezzi illimitati. Cioè dire di fare una leva di giocatori, di ragazzini, e sceglierli secondo i miei criteri e poi portarli avanti con uno staff di mia scelta, che condivida le mie idee, il mio approccio. E ovviamente in questo caso però si dovrebbe creare una specie di zona rossa per i genitori, diciamo a 3 km dal palazzetto, assolutamente ingresso vietato e proibito. Questo è una cosa assolutamente obbligatoria. Perché secondo questi criteri tu i campionati a livello under 12, under 14 non li vincerai mai, perché a quei livelli vincono quelli che dopo rimarranno nani, che sono ragazzini svegli. La natura ha fatto in modo che chi rimarrà piccolo e debole sia molto più furbo quando è piccolo, perché sennò verrebbe travolto. Per cui i furbi e gli agili, gli abili, quando sono piccoli poi da grandi non serviranno più niente nella pallacanestro. Tu devi avere cura di coltivare quelli che ti sembrano più imbranati, perché sono normalmente quelli che cresceranno. Per cui tu a livello under 14, under 16, quando i genitori sono ancora lì assillanti, che vogliono che la tua squadra vinca, la tua squadra non vincerà mai. Per questo devi assolutamente eliminare i genitori, mandarli via. Se un genitore viene e ti dice io voglio il mio... voglio che voi vinciate, ecco, qui il suo ragazzo se lo prenda, non voglio vederla mai più. Però dovresti avere alle spalle una società molto molto forte, perché a tutti piace vincere. Però io garantirei che con la mia selezione, a livello poi quando serve veramente, cioè a livello junior under 18, posso garantire che vinco sempre io. Quindi è in cerca di collaboratori. No, so che è un'utopia assolutamente, però ogni tanto sogno di poterlo fare. I sogni hanno cambiato fare. Il mondo, quindi... No, ormai non mi resta più tanto tempo un progetto a 20 anni del quinto. Però le basi si possono mettere. Beh, e trovare questo, delle persone grazie, che poi portano... Grazie a Dio, qui da noi c'è tanta gente che... mi segue e che pensa come me, e posso dire che per esempio il direttore sportivo dello IADN, Andriy Vremets, è uno, come dire, che è stato educato dal sottoscritto e ragiona come me, ed è stato quello che ha messo in piedi con le sue straordinarie capacità organizzative quello che io ritengo il fondamento del futuro IADN, cioè la scuola dello sport. Cioè i ragazzini oggigiorno che sono limitati a battere i diti sui tasti delle macchinette, non sanno né correre né saltare né muoversi. Per prima cosa, se vuoi diventare uno sportivo, devi imparare a correre, saltare, fare capriole, arrampicarti sul palio, perché sennò non ha nessun senso che tu neanche faccia sport. Quali prospettive per il basket dei sloveni in Italia? Quale struttura tecnica è necessaria per una prosperità? Beh, penso che l'ho già detto, struttura tecnica è una fortissima scuola dello sport che educhi i bambini e faccia quello che la scuola in Italia non fa, che fa in tutte le altre parti del mondo, mentre in Italia assolutamente non lo fa, perché in Italia la scuola boicotta lo sport per ragioni che non sono mai riuscito a capire.
e soprattutto i professori sono tutti degli antisportivi, cioè se uno è uno sportivo di livello e deve andare a fare una gara e non si presenta a scuola per il fine settimana, dopo quando rientra a scuola viene martellato dai professori, io martellerei i professori stessi per questo, perché mi fa una rabbia terribile, perché è un cosiddetto intellettuale che non riesce ad apprezzare la cultura fisica e non è un intellettuale, è una persona arida e completamente fuori dal mondo dal mio punto di vista, per cui qui sono completamente furioso con questa gente. Però ci vuole una struttura dello sport che sia molto molto forte e radicata. In questo momento abbiamo la scuola di Paulette Contoreau, che funziona bene, sempre grazie a Andrew Vremez. Secondo me ci vorrebbe una scuola dello sport altrettanto forte, e penso che la stiano facendo giù al Parimai. Se riescono a rimetterlo a posto, quello dovrebbe essere un centro assolutamente di fulcro di tutta l'attività in città, e poi ci serve ancora un centro giù a Dolina. Con questi tre centri dello sport, se tenuti bene e dopo con la collaborazione giusta fra le società, si possono tirare fuori ragazzi forti, perché qua da noi nella minoranza, diciamo, i fisici non mancano, come abbiamo sempre dimostrato in tutti questi anni. Poi chiaramente una volta fatta l'educazione sportiva e anche culturale di base, perché una scuola dello sport ti insegna a collaborare, a lottare, a rapportarti con il prossimo, sono tutte importantissime cose dal punto di vista proprio sociale, che tutti al mondo avevano capito dagli antichi greci ai romani fino poi agli anglosassoni, ai tedeschi, agli stessi nostri slavi, che grazie ai Sokoli sono riusciti a creare verso la fine del XIX secolo un'identità culturale nazionale estremamente importante. Nella stessa Trieste Gorizia, quando erano sotto l'impero austro-ungarico, si fondarono le due famose ginnastiche triestina, ginnastica goriziana, proprio per attraverso lo sport creare le nuove leve anche nazionalmente e culturalmente capaci di avere le proprie radici, di conoscere quello che devono poter portare alla loro comunità. E questo è una cosa assolutamente fondamentale anche e soprattutto nel mondo moderno. E poi ovviamente quando escono da questa scuola, che dovrebbe essere la scuola assolutamente fondamentale, che crea ragazzi e atleti contemporaneamente, ragazzi e ragazze, parliamo sempre di ambo i sessi, e dopo avere una struttura tecnica che li sappia incanalare bene dai 13-14 anni, quando giustamente bisogna cominciare a fare anche allenarsi tecnicamente nello sport che si è scelto, e dopo fare lavorare. Nel mio libro anche più volte dico che i giocatori jugoslavi erano talmente forti perché lavoravano 6-7 ore al giorno senza nessun tipo di problema, si allenavano come disperati. Bisogna allenarsi e rendersi conto, magari inculcare in questi ragazzi la consapevolezza che se vuoi diventare forte in uno sport devi lavorarci anche e soprattutto al di fuori delle ore di allenamento. Quale futuro vede per lo Jadran? Dipende da come verrà strutturato il lavoro. Io dico, l'ho detto prima, appena poco fa, l'importante innanzitutto è creare una struttura di scuola dello sport, cioè già funziona bene quella organizzata proprio da Andrei Vremez e Paulette Contoreau. Fondamentale sarebbe che dopo la ristrutturazione dello stadio del 1 Mai ci fosse una struttura analoga per i ragazzi triestini, che sono quelli che più ne hanno bisogno, perché se i nostri qui sul Carso qualche volta vanno in bici, quelli a Trieste neanche quello. E poi un altro centro assolutamente necessario a Dolina. E lì bisognerebbe coinvolgere anche le persone locali a rendersi conto di quanto sarebbe importante. Loro hanno un bellissimo impianto lì, il loro
palazzetto dello sport, e loro dovrebbero lì avere un grosso lavoro da questo punto di vista. E poi chiaramente i ragazzi in questo modo, se venissero educati allo sport e anche al divertimento che offre lo sport e anche alla socializzazione, al fatto di diventare compagni, amici e di amare lo sport, poi ovviamente la struttura tecnica e gli allenatori dovrebbero essere formati in modo ancora congruo per un progetto del genere, per insegnare ai ragazzi la loro la tecnica che poi dovranno ovviamente avere se vorranno giocare bene. E poi la cosa fondamentale è che possa continuare la collaborazione fra le società, che è stata, fra tutte le nostre società, che è stata un po', come dire, accelerata dal fatto che erano tutte la canna del gas senza soldi, dunque per forza hanno dovuto mettere insieme le proprie forze per sopravvivere. E se magari in futuro i soldi ricominceranno ad essere un po' meno carenti, che si ricordino che solo uniti si vince. Io ho paura che se solo una delle società dovesse, come dire, mettersi un po' in proprio e avere le proprie possibilità, potrebbe cominciare a storcere il naso e non voler più collaborare. Sarebbe un errore assolutamente disastroso. Kaj predstavlja košarka v vašem življenju na splošno? Ja, košarka, meni, moje življenje predstavlja tisto, kar mi je dalo za živet. Ker pač jaz sem košarki posvetil celo svoje življenje, s tem, da sem zaljubil ta šport že od malih nog, imam to veliko srečo, da imam, da je bila moja družina, moj oče je bil profesor, ampak tudi gledališčnik. In ampak od vekoma je zaljubljen v šport. Moja mama je bila učiteljica, tako v šoli kot klavirja, zaradi tega sem imel, recimo imam v genih to zmožnost poučevanja in to sem takoj dal v prakso, ko sem videl pri 18 letih, da nimam nobenih šans, pač sem majhen in šibak in ne tečem, da bi igral košarko na nivojih, ki bi jaz hotel doseči. In zato se mi je takoj ponudila priložnost pri novo ustanovljenem poletu, da začnem trenirati najmlajše. Začel trenirati ljudi, ki so imeli 5 let manj od mene, torej v bistvu moje vrstnike, zdaj po toliko letih vsi moje vrstniki, takrat so bili jaz stari in oni so bili otroci. In s tem, ko sem začel trenirati, potem se mi je ponudila ta priložnost, da grem delat reporterja na TV Koper. Tam sem unovčil to svoje košarkarsko znanje in ostalo, pravi Amerikanci, ostalo zgodovina. Torej, od košarke živim. Košarka mi je dala največje zadoščenje v mojem življenju. Ponavljam, ko je Jadran šel v Beligo, ko je bilo 4000 ljudi, takrat v Kjarboli, tiste počitnice, ki smo jih preživeli z Jadranci skupaj, to so taki spomini, ki bojo stali zabeleženi za vedno v mojem življenju. Jaz ne vem, kaj bi delal brez košarke. Bi bil verjetno frustriran inženir in zdaj bi bil že, bi se počutil že starega, medtem ko košarka me drži vedno mladega. Kljub temu, da ko pogledam na osebni izkaznico, se zgrozim, vidim, koliko let imam, ampak v glavi jih nimam. Sergio Taučar, hvala lepa. Grazie mille del suo tempo. Hvala vam za, za intervju, ker če bi govorili o Jadranu in o košarki, bi lahko govorili do jutri. Nasvidenje, arrivederci. Nasvidenje, hvala.